Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il presidente della Giunta Chiamparino è intervenuto in aula il 18 novembre sulla manovra finanziaria, sottolineando che le nuove aliquote IRPEF colpiscono prevalentemente chi ha redditi superiori a 50.000 euro. Previste nuove entrate e riduzione dei costi. Ampio il dibattito dopo la comunicazione. Davide Gariglio, capogruppo Partito Democratico. Come Partito Democratico chiediamo al governo del Paese un aiuto in termini di consentire alla nostra regione di ripartire. Abbiamo chiesto che per i primi due anni l'indebitamento della regione sia gestito con una modalità transitoria, perché noi vogliamo mettere mano all'organizzazione regionale, ridurre la spesa. C'è tutto lo sforzo e tutta la determinazione per fare subito le cose che servono per il Piemonte. Gilberto Pichetto, capogruppo Forza Italia. Noi dobbiamo rilevare che non ci sono in questo momento tutte le azioni che vorremmo da parte della giunta regionale. Ci sono solo una serie di interventi settoriali che riguardano purtroppo l'aumento della tassazione e non chiara la diminuzione delle spese e addirittura non è presentato il piano che riguarda la sanità. Sempre il 18 novembre l'assessore alla difesa del suolo Balocco ha informato che è in corso il conteggio dei danni delle alluvioni che hanno colpito il Piemonte. La stima supera i 100 milioni di euro, oltre i danni ai privati. Dopo il dibattito, il Consiglio ha approvato una mozione unitaria che impegna la Giunta a rivedere il piano regionale strategico delle opere di difesa del suolo. Nadia Conticelli, Partito Democratico. Le commissioni ambiente e urbanistica hanno licenziato a firma di tutti i gruppi consiliari una mozione in cui si chiede una linea di finanziamento per gli interventi dell'emergenza di questi giorni, ma anche una linea di finanziamento strutturale che tenga conto della necessità del territorio, perché non si può spendere più per l'emergenza che per la pianificazione del territorio. Paolo Mighetti, Movimento 5 Stelle. L'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle con la mozione della seconda commissione consiliare relativo al dissesto idrogeologico verte essenzialmente sul tema fondi terzo valico che dovranno essere utilizzati secondo noi per il ristoro dei danni alluvionali patiti dalla provincia di Alessandria e in particolare dal Novese. Presentato a Palazzo Lascaris il progetto #NoF2014, promosso dalla Consulta delle Elette del Piemonte con l'Associazione Culturale Liberi Pensatori Paul Valéry in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne. L'iniziativa prevede la rappresentazione tra il 25 e il 28 novembre a Torino, Alba, Domodossola, Asti e Giaveno dello spettacolo teatrale Finché morte non ci separi di Francesco Olivieri, regia di Francesca Vettori. La Consulta Giovani del Consiglio regionale ha premiato la creatività giovanile con il concorso di idee realizzato in collaborazione con l'Accademia Albertina di Belle Arti per opere e manufatti su tematiche ambientali, arte co, l'ecologia nel tuo spazio, rivolto agli studenti dell'Accademia. I lavori sono stati esposti nel porticato d'onore di Palazzo Lascaris. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.